Ciao, benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Volevo ricordarti, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Alcuni abitanti dell'isola di Koh Samui, appartenenti al settore del turismo e della salute, hanno chiesto di costruire un ponte che colleghi l'isola alla terraferma. L'idea della costruzione del ponte fra Koh Samui e la terraferma era già stata proposta nel 2017 ed era stato fatto un preventivo di circa 30 miliardi di baht. E adesso, dopo l'incontro che c'è stato tra gli operatori del settore turistico locali di Koh Samui e il ministro del turismo e dello sport Pipat Ratchakit Prakan, è stata ripresentata per la seconda volta la richiesta proprio per la costruzione del ponte. Intervistato, un commerciante del posto, Pracha Son Suan, ha dichiarato che il ponte sarebbe molto utile ai turisti che spendono molto tempo incolonnati nell'attesa di prendere il traghetto. Attualmente ci sono solo due modi per arrivare o lasciare l'isola e sono il traghetto, attivo dalle 5 alle 19, e l'aereo. Secondo il dottor Kanrop Detratanawichai, che è il direttore dell'ospedale Samui, il ponte sarebbe anche molto utile per salvare delle vite, in quanto molto spesso i casi urgenti che vengono ricoverati all'ospedale Samui poi vengono trasferiti sulla terraferma. E questi trasferimenti possono avvenire di giorno o di notte e in qualsiasi condizione appunto in cui si trova il mare, per cui alle volte per un semplice trasferimento possono passare anche 6 ore. L'anno scorso sono stati trasferiti dal Samui Hospital alla terraferma 342 pazienti, mentre quest'anno, che non è ancora finito, già sono 361. Questa notizia finisce qua, spero che il video ti sia piaciuto, ti inviterei a lasciarmi un like e a condividere questo video sui tuoi social. Noi ci vediamo al prossimo video.